Sto arrivando a Triora, nel paese delle streghe, ma non sono da sola, con me c'è Giovanni Giaccone. Buongiorno, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Io ti ho chiesto aiuto per venire a visitare questo paesino, perché tu sai un sacco di cose. È un paese importantissimo nella storia della Liguria, per la ragione che hai detto, perché si svolse il famoso processo, ma anche perché fu un paese molto importante proprio per la sua storia, per la sua cultura, per quello che tramandò nel corso degli anni e per quello che è adesso un ridente paesino di villeggiatura visitabilissimo da tutti. Grazie mille Giovanni, che sarai con noi. Giovanni, ti ringrazio tantissimo, veramente, perché ci tenevo proprio a farmi questa passeggiatona a Triora e avevo proprio bisogno di una persona che mi raccontasse un po' di cose, mi narrasse. Beh, Triora, come dicevamo, è stato un centro importantissimo sin dai tempi dei Romani. Insomma, i Romani hanno faticato molto per conquistarlo e poi con la Repubblica di Genova soprattutto diventò un punto fondamentale, proprio perché era strategico a livello militare, ma anche a livello di agricoltura, in quanto questa zona, questa ampia area del Ponente Ligure era il granaio della Repubblica di Genova e Triora era un punto fondamentale, appunto strategico, proprio per l'economia e per il controllo militare. Triora, noi siamo qui per questo, è diventata famosa anche per quel famoso processo alle streghe tra 1587 e 1589 che diventò un flagello di tutta questa zona per un largo periodo di tempo. Ci furono tantissime persone indagate in stregoneria, perseguitate, torturate, alcune uccise, però in realtà il nucleo di questa vicenda era una cultura, la cultura arcaica, ancora superstiziosa dell'area contadina, insieme a una incapacità, che fu un errore giuridico da parte di chi predispose questo processo, un processo che poi era intentato a presunta stregoneria, quindi oggi capiamo che non poteva esistere. Eppure allora quella carestia che provocò le prime voci che parlavano di stregoneria e poi dopo si andò agli arresti, 20 arresti di persone e si intentò il processo che investì tutta questa città, noi vediamo queste case e sappiamo che all'epoca tutto questo paese diventò una grande prigione, una platea tenebrosa di uno spettacolo macabro che erano le torture, che erano le persecuzioni a tantissime persone, soprattutto come dicevamo donne.